caro saluto a tutti i telespettatori di Telegolfo. L'Heracles torna a giocare in casa anche in campionato dopo il debutto in Coppa Lazio di 3 settimane fa con il Ceccano, poi 2 trasferte, una per il ritorno di Coppa a Ceccano e a Fondi per la prima di campionato. Oggi la squadra di Formia ospita la struttura di Via Cassio in Latina 2017. L'Heracles è reduce dalla vittoria esterna per 4-2 con il Real Fondi, mentre il Latina 2017 ha perso in casa per 7-3 contro il L Nettuno. Chi vi parla è Francesco Di Luna, accanto a me per curare le riprese c'è Giuseppe Capuano. Andiamo a leggere le formazioni per l'Heracles: 22 Napolitano, 23 Di Palma, 2 Valerio Capitano, 5 Zottola, 6 Riso vice capitano, 7 Vidigna, 8 Colacicco, 9 Zaccaro, 10 Faria, 17 Cannavale, 19 Diana. Allena Andrea Cardillo. Per il Latina 2017 invece 1 Varano, 2 Coronato, 3 Mameli, 9 Varano Matteo, 10 Piovesan, 13 Mazza, 14 Pardo, 17 Tonini, 28 Mele, 96 Tullio. Allena Simone Notarzanti, arbitra il signor Ferrante d'Aprilia. Le squadre si sono scambiate un saluto, si iniziano a sistemare in campo, l'arbitro va a controllare le reti. Per il Latina 2017, fra i pali il numero 1 Varano Alessio, il numero 14 Pardo. Per l'Heracles vediamo Colacicco, Faria, Riso, Vidigna e Napolitano fra i pali, anche Coronato per il Latina. L'Heracles attacca da destra a sinistra dei vostri teleschermi. Si parte per questo primo tempo, il Latina 2017 con il possesso del primo pallone. Subito intercetta Vidigna, mette in fallo laterale. Pardo gioca con Coronato. Ancora Pardo. Cerca l'imbucata subito Varano Matteo, riparte dal basso Napolitano con Vidigna che cerca subito di far salire i suoi, appoggia per Riso che gioca da vertice basso, Faria col mancino, con la Cicco, scarica bene per Riso, ancora va da Vidigna, Daniele Riso, Faria col numero 10 sulle spalle, sale adesso Riso. Chiama il pallone Colacicco, lo riceve Vidigna. Ottima rete di passaggio, Vidigna tenta il pallonetto. Prima occasione davanti all'estremo difensore del Latina 2017. Vidigna ha cercato una giocata di classe. Possesso per l'Heracles, dice l'arbitro, Vidigna per Paolo Faria. Si appoggia a Napolitano, non vuole rischiare. Va al lancio lungo Napolitano per Colacicco, gestisce bene questo pallone ma Coronato lo mette in fallo laterale con un ottimo intervento, senza fallo dice l'arbitro. Sarà rimessa laterale, va il numero 7 Vidigna. Riso con la suola, sale. Dribbla Piovesan. Guadagna una rimessa laterale. Va da Faria, tenta di prima di Mancino. Mura Piovesan. Daniele Riso cambia tutto per Paolo Faria. Ancora Vidigno, chiama la palla Riso, la riceve, bene. Va a puntare Coronato. Scarica per Vidigna. Ancora lo scambio con Riso. Va da Faria. Ancora Riso, ottimo la gestione del pallone, bene Riso per Colacicco che non riesce col tacco a deviare il pallone. Intercetta invece Coronato e sarà allora calcio d'angolo, anzi non rimessa laterale. No, avevo detto bene, sarà calcio d'angolo su cui andrà Paolo Faria. Scarica per Riso, controlla male il pallone. Stava per offrire una ripartenza a Coronato e Piovesan, ma lascia andare il pallone in fallo laterale per non rischiare. Lungo Pardo male, però direttamente tra le braccia di Napolitano. Riso
subito grandissima occasione dopo lo scambio con Paolo Faria, questo pallone termina appena fuori dal secondo palo difeso da Varano, altra occasione per l'Heracles dopo il pallonetto di Vidigna. Piovesanna tenta il tiro, Matteo Varano, sarà calcio d'angolo dopo la deviazione di Riso. Cerca il secondo palo Varano, Piovesanna, l'uno contro uno, va di destro, ma aveva fischiato la rimessa laterale. Il pallone era uscito secondo l'arbitro, non ha controllato bene il pallone il numero 10 del Latina 2017. Faria, male da Vidigna. Incoraggiante è stato l'inizio di stagione dell'Heracles, che ha passato il primo turno di Coppa Lazio vincendo in casa per 3-1 con il Ceccano, perdendo 4-2 a Ceccano, ma passando per i gol in trasferta, dato che ne ha siglati due a differenza del Ceccano che ne ha fatto solo uno. Intanto prova Piovesanna, intervento provvidenziale di Napolitano, prima occasione per il Latina 2017 con il numero 10 che si è reso pericoloso. Intanto interviene malamente Pardo su Vidigna, che nell'uno contro uno stava per mettere in difficoltà la difesa degli ospiti e si becca il giallo Pardo per questo intervento scorretto. Dicevo, oltre al passaggio del turno di Coppa Lazio, l'Heracles ha vinto anche nel debutto in campionato con una vittoria per 4-3 sul campo del Real Fondi con una doppietta di capitan Francesco Valerio, il primo gol di Zaccaro nella sua nuova avventura. Intanto Riso batte questo fallo laterale, lo schema bellissimo, il primo gol di questa partita lo sigla Faria, l'1-0. Uno schema riuscito benissimo con Riso che cerca Colacicco, appoggia per Faria e Di Mancino buca Alessio Varano per l'1-0. Al sesto minuto, vantaggio Heracles. Diceva, vinto a Fondi con le reti di Zaccaro, la sua prima rete in questa nuova avventura di calcio a 5 dopo tanti anni passati sul campo di calcio a 11. Il gol di Faria che si è ripetuto subito poco fa quest'oggi, la doppietta di Valerio. Il Latina 2017 invece è uscito al primo turno di Coppa Lazio e ha perso nell'esordio di campionato nella partita casalinga giocata contro il Lele Nettuno, ha perso per 7-3, quindi due inizi abbastanza contrapposti per queste due squadre. Lo evidenzia anche questo inizio di partita, ancora Vidigna tenta, murato questa volta da Matteo Varano. Napolitano lungo da Vidigna, chiama il cambio di gioco Riso, ma intercetta bene il capitano neoentrato del Latina 2017 Mameli. Diversi cambi subito per il Latina 2017, tre ingressi, è entrato anche Mele. Intanto Mameli tenta la giocata, interviene ancora Napolitano. Si accentra la traversa incredibile di Matteo Varano, una bomba di destro. Grandissima occasione per tornare subito in parità. Riso cerca ancora Faria. Colacicco, interviene bene questa volta Alessio Varano. Non l'ha neanche deviata, ma ha chiuso lo specchio a Colacicco. Va lungo da
Tullio mette in fallo laterale Daniele Riso. Mameli di destro, chiude Vidigna, entra Zotto al posto di Colacicco. Mameli per Tullio, cerca Mele, scarica ancora per Mameli. Mele cerca adesso di salire col possesso palla in Latina 2017. Sbaglia il controllo di questo pallone Tullio e lo regala praticamente all'Heracles, che avrà così la possibilità con questo fallo laterale di rendersi pericoloso in zona d'attacco. Faria, il tacco per Daniele Riso, ancora Daniele Riso, si smarca da Mele e Piovesan mette in fallo laterale. Faria ancora per Vidigna, Zottola, Zottola protegge bene il pallone, fa abbassare i suoi, poi sbaglia lo scarico del pallone. Mister Cardillo chiede a Vincenzo Zottola di uscire prima, non riesce a bloccare questo pallone napoletano. Daniele Riso scarica per Vidigna. Paolo Faria chiede il movimento mister Cardillo a Vincenzo Zottola. Va Vidigna, bello lo scavetto di Paolo Faria, dentro per Daniele Riso, tenta la grande giocata, pallone termina sul fondo, occasione per andare sul 2-0, una via abbastanza scoppiettante in questo match con azioni da ambedue le parti. Recupera questo pallone bene Mele, Tullio, Riso a deviare questo pallone in calcio d'angolo, altra occasione per il Latina 2017. Sono continui capovolgimenti di fronte, una bella partita. Entrato anche Mazza per gli ospiti. Sarà ancora un calcio d'angolo per il Latina. Tullio va da Mele. Male però, sarà rimessa laterale. Stava battendo dal fondo napoletano, l'arbitro fischia per far battere il fallo laterale. Vidigna per Riso, aspetta il movimento di Vidigna che sale, la sua posizione, cerca Faria Vidigna ma intercetta bene Capitan Mameli, va con la punta Tullio, ancora un intervento di napoletano. Mameli, va da Mele, ancora Mameli, cambia tutto per Mazza. Zottola cambia gioco ma non c'era nessuno dei suoi per ricevere questo pallone, allora va Mele a battere la rimessa laterale. Mameli cambia tutto per Mazza col mancino, tenta addirittura la conclusione direttamente sul fondo, tiro che non può impensierire il numero 22 in maglia gialla della squadra formiana. Faria per Vidigna, continui gli scambi tra i due portoghesi, sbaglia intanto questo passaggio filtrante Vidigna e guadagna dopo aver perso il pallone la rimessa laterale dopo la buona progressione di Mameli. Riso tenta il destro, interviene bene Varano. Ancora Zottola, Paolo Faria chiama il pallone Daniele Riso, lo riceve, va dentro per cercare Vidigna ma Mele interviene bene al centro dell'area. Zottola controlla questo pallone, va sul sinistro, ancora un movimento e Varano mette un calcio d'angolo. Quando siamo al 13° e siamo sull'1-0 per i locali. Riso controlla questo pallone che gli è stato dato da Faria, ancora cerca lo scambio con Vidigna, interviene
Mameli senza fallo, secondo l'arbitro, a mettere in fallo laterale. Riso, va da Zottola. Sbaglia questo passaggio abbastanza semplice per lui. Riso, Mameli, va da Tullio. Cerca lo scambio con Mazza, va col sinistro. Seconda conclusione del numero 13. Sta prendendo le misure. Entrato capitan Francesco Valerio al posto di Vidigna. Faria, Riso, Zottola. Velocissimo il passaggio per Daniele Riso, che cerca l'imbucata centrale, ma nessuno aveva seguito per questo tiro cross. Tullio, va da Varano, bellissima la giocata, va uno contro uno con Napolitano, che interviene ancora una volta e chiede l'angolo Varano, ma non c'è stata deviazione secondo l'arbitro, sarà rimessa dal fondo. Zottola per Faria. Faria va da Daniele Riso, ancora continui gli scambi tra due giocatori dell'era classe. Lungo Faria per Zottola, dove non può arrivare il numero 5. Lungo Tullio, male, intercetta Daniele Riso, male anche lui, però sbaglia la misura di questo passaggio, termina in rimessa dal fondo. Varano lungo da Mazza, Valerio di testa, cerca Zottola e riesce a guadagnare possesso del pallone. Riso, va a puntare Pardo, già ammonito. Faria ancora per Riso, bene, intercetta e subisce fallo Daniele Riso sull'intervento di Tullio, numero 96. Punto di battuta Faria e Valerio, l'arbitro conta i passi per la distanza. Al debutto in campionato, come detto, l'Heracles ha vinto per 4-3 sul campo del Fondi, mentre il Latina ha perso 7-3 in casa con il Lele Nettuno. Altri risultati: Arena Cicerone, Buenaonda 1-4, intanto Faria batte col mancino direttamente in porta, va sulla barriera, intercetta Varano, ancora Riso, scambio centrale con Zottola, chiede il fallo laterale, Pardo lo ottiene, il pallone era uscito secondo il signor Ferrante di Aprilia. Allora subito la ripartenza, si accentra male Varano, recupera il pallone Zottola, lo scarica bene per Riso, Valerio ancora per Daniele Riso, va a lungo adesso il movimento di Francesco Valerio, che ha siglato una doppietta la prima di campionato. Non c'è fallo secondo l'arbitro in questo contatto tra Riso e Pardo. Va a lungo, non intercetta questo pallone Valerio, lanciato da Francesco Napolitano. Allora va Pardo col mancino, si accentra, calcia e con il piede mette in fallo laterale Napolitano. Pardo per Tullio. Varano cerca l'uno contro uno Piovesan, tiene la rimessa laterale, buono l'intervento di Paolo Faria. Tullio va da Piovesan, intercetta il capitano dell'Heracles Valerio, mette in palo laterale Faria per non rischiare. Piovesan per Tullio, bene la giocata di Tullio, ma offre la ripartenza, intercetta poi Pardo, che gestisce malissimo questo pallone, era una possibile ripartenza.
con la Circo, scarica bene questo pallone, lo lavora poi Francesco Valerio, interviene Varano, fase confusa della gara, continui contrasti, passaggi sbagliati, intanto Piave San tenta la giocata su Francesco Valerio, chiede il fallo Pardo sul contatto con Daniele Riso, l'arbitro decide di continuare, Colacicco va da Paolo Faria che cerca subito il taglio per Francesco Valerio che si sarebbe trovato davanti all'estremo difensore del Latina. Dicevo, altri risultati della prima giornata: Frosinone Flora 92-5-3, Egles Aprilia Leggio Sora 1-0, Sporting Terracina Lido Pirata Sperlonga 1-6 e Technology Calcio 5 Sport Country Club 2-7. Quindi abbiamo 7 squadre a 3 punti e 7-0. Con Lido il Pirata per adesso un contatto, l'arbitro lascia giocare, un contatto tra Francesco Valerio e Piove San, sembra effettivamente esserci un fallo, dice Lido il Pirata primo in classifica per via della differenza rete. Intanto Varano, pallone per Coronato, ma un altro grande intervento di Napolitano, sempre col piede, numero 22, bravissimo gli interventi anche con i palloni rasoterra, interviene spesso con il piede, sbaglia questo calcio d'angolo Varano, intercetta allora Daniele Riso, sarà rimessa laterale, al 20° siamo ancora 1-0, vantaggio siglato da Paolo Faria. In panchina Zaccaro, il numero 9 dell'Heracles, che la prima giornata di campionato si è sbloccato. Intanto bellissimo il pallone di Valerio per Daniele Riso, ha tagliato tutta la difesa, non ha riuscito a indirizzare questo pallone abbastanza forte Daniele Riso, l'ha messo sopra la traversa. Allora possesso per l'Heracles, per il Latina 2017. Altri incontri di oggi, il Real Fondi è andato a Buenaonda, Flora 92 ospita l'Egles Aprila, Leggio Sora invece ospita lo Sporting Terracina, il Frosinone è andato all'Ele Nettuno, la prima in classifica Lido il Pirata Sperlonga ospita l'ultima, la Technology Calcio 5 e lo Sport Country Club. Intanto ripartenza, sbaglia Mele, poteva andare 2 contro 1 insieme a Tullio davanti a Napolitano. Coronato dentro per Mele che si divora il gol del pareggio. Liscia il pallone malamente davanti a Napolitano, poteva essere il gol dell'1-1. Allora chiama il time out mister Cardillo, c'è bisogno di rifiatare e mettere ordine in campo. Questo primo tempo comunque positivo fino a questo momento, tante le occasioni create, ha rischiato comunque l'Heracles di subire il pareggio sotto le continue ripartenze del Latina 2017. Una gara abbastanza equilibrata, in alcuni momenti della partita abbiamo visto fasi confuse con difficoltà a gestire il pallone con il continuo pressing da parte dei ragazzi di Simone Notarzanti. Dicevo, oggi c'è anche il derby Sport Country Club che sfida, ospita l'Arena Cicerone. Dei gol stagionali dell'Heracles, tanto fischia l'arbitro per riprendere gli ultimi 7 minuti di questo primo tempo. In Coppa Lazio 5 sono le reti segnate dai ragazzi di mister Cardillo, 3
del numero 6 Daniele Riso, una di Faria e uno di Zottola in campionato, invece due di Valerio, una di Zaccaro e uno di Faria. Oggi un'altra rete di Faria che quindi sale a quota 2. Intanto sbaglia il passaggio Daniele Riso e va Varano a concludere in porta, ma mette rimessa dal fondo. Ha sbagliato Daniele Riso la misura di questo passaggio. Daniele Riso con la Cicco, bene la giocata su Coronati, dentro Vidigna, intercetta benissimo Varano che va a murare la conclusione del portoghese numero 7, Piave Sanna, controfallo, battono troppo velocemente e concedono quindi controfallo all'Heracles. Linea per Daniele Riso, Colacicco, Riso va da Francesco Valerio, ancora Colacicco, protegge bene questo pallone, lo scarica ancora per Francesco Valerio, si fa vedere Riso, riceve il pallone, tenta l'uno contro uno con Coronato, non riesce più ad avere contatto con la palla, la mette in rimessa dal fondo. Mele intanto. Ma come cazzo fa la puttana lui? Piave Sanna, scarica per Mele. Cambia tutto per Varano. Bella la giocata ma sbaglia, poi offre la ripartenza a Vidigna, intercetta ancora Piave Sanna. Altra azione confusa, mette Francesco Valerio in rimessa laterale per far ordinare i suoi in campo. Ancora Coronato, scarica per Mele, dopo aver superato Napolitano mette rimessa dal fondo, aveva trovato bene il numero 28 Varano con un passaggio filtrante a tagliare tutta la difesa dell'Heracles, ma Mele sbaglia la seconda occasione negli ultimi minuti davanti a Napolitano. Valerio per Colacicco, ancora Valerio, chiede il fallo Colacicco col contatto con Coronato, ancora Colacicco, bene la giocata, chiede un altro fallo, l'arbitro non fischia e dà rimessa laterale agli ospiti sotto la perplessità di Antonio Colacicco che chiede il fallo all'arbitro Ferrante. Mazza, ancora Mazza, la giocata su Colacicco, subisce il fallo proprio del numero 8 che fino a poco fa aveva chiesto fallo, adesso lo commette secondo il signore d'Aprilia. Allora punizione da posizione pericolosa, sul punto di battuta vanno sia Varano che Mazza, sembra essere convinto il numero 9 ad andare alla battuta, sistema la barriera Napolitano con Valerio e Colacicco, Mele che cerca di oscurare la visuale del numero 22, si stacca dalla barriera, adesso si rimette in posizione Francesco Valerio, Faria sul palo, va Varano col destro, devia Antonio Colacicco, sarà calcio d'angolo, altra grande occasione per il Latina, intanto Colacicco rimane per terra, subito un colpo probabilmente all'inguine. Si rialza con la Cicco, Corante all'inguine. Varano sul punto di battuta. Cerca Tullio, la conclusione murata da Paolo Faria, commette fallo di mano Antonio Colacicco, l'arbitro lo ammonisce. Seconda ammonizione della partita dopo quella di Pardo del Latina 2017, ammonito anche Antonio Colacicco. Sarà ancora punizione. Replay praticamente
di un minuto fa, con la stessa barriera, sempre Mele a dare fastidio, Faria sul palo e Varano a battere. Vediamo questa volta come andrà. Chiede Napolitano ad Antonio Colacicco di non muoversi, parte Varano col destro, cerca Tullio, ancora Mele per la terza volta davanti a Napolitano, non riesce a intercettare bene il pallone e liscia praticamente di nuovo il pallone, esattamente come 5 minuti fa. Subisce fallo, urla Antonio Colacicco, ride invece Tullio, numero 96. Chiedono Faria e Cardillo ad Antonio Colacicco di calmarsi, che si rialza, però sembra stare bene. Faria va proprio da Colacicco, scarica ancora da Faria. Vidigna rientra, ancora il numero 10. Vidigna, rischiano i due portoghesi ma si appoggiano poi bene a Napolitano. Va lungo, male, era possesso Latina 2017 quando siamo al 30esimo. Riparte dal basso Tullio, Mele, cerca bene Varano che però non controlla questo pallone. Allora Valerio batte subito per Faria, Vidigna, ancora Faria, continui gli scambi tra il 7 e il 10, in maglia celeste. Colacicco protegge bene questo pallone, ancora guarda con perplessità l'arbitro, ma l'arbitro dice che la rimessa laterale è proprio a favore di Colacicco, che scuote la testa, però vorrebbe che l'arbitro fischiasse qualche fallo in più. Colacicco protegge bene questo pallone, si accentra, va col destro Colacicco, vicinissimo all'incrocio dei pali, grande giocata del numero 8. Quando siamo a 30 e 30, commette fallo Mele su Vidigna. Dovrebbe essere solo uno il minuto di recupero, quindi dovrebbero mancare pochi secondi. Guarda l'orologio Ferrante, Faria va da Vidigna, ultima occasione per l'Heracles, l'uno contro uno, tenta di girarsi, finisce così il primo tempo 1-0 in favore dell'Heracles con il gol di Paolo Faria. Una buon primo tempo, una partita abbastanza equilibrata, l'appuntamento è per il secondo tempo. Per il secondo tempo di Heracles Latina 2017 con l'Heracles in vantaggio per 1-0 con rete di Paolo Faria. L'arbitro è pronto per fischiare, l'Heracles attacca da sinistra a destra ai vostri teleschermi. Latina 2017 con un completa nero, si parte, attacca da destra a sinistra dei vostri teleschermi, si parte con il possesso Heracles, con in campo i due portoghesi Faria e Vidigna, capitano Francesco Valerio, Colacicco e a porta Napolitano. Per il Latina invece Varano, Piovesan, Tullio e Coronato, con Varano Alessio tra i pali. Tenta la conclusione Piovesan e blocca in un tempo Napolitano. Parte l'attacco il Latina 2017 che cerca il pareggio sotto di 1-0 dopo il colpo al sesto minuto di Faria, che con un bel mancino davanti a Varano non sbaglia. Dopo un grande schema va Faria di prima sul fondo,
dicevo, il vantaggio maturato dopo un bellissimo schema riuscito benissimo ottimamente dai ragazzi dell'Heracles, con Riso che ha cercato la punta con la circo in quel momento, che ha appoggiato all'interno dell'area per Paolo Faria, che davanti a Varano non ha sbagliato. Intanto guadagna un fallo, un fallo sulla tre quarti Antonio Colacicco. Il punto di battuta Antonio Colacicco, vicino a lui Vidigna che potrebbe ricevere il pallone, Faria dall'altra parte. Vediamo se va alla conclusione o cerca uno schema. Va alla conclusione Mura Piovesan. Colacicco va a puntare Pardo. I due unici ammoniti del primo tempo proprio Colacicco e Pardo. Intanto Colacicco bene il movimento, subisce fallo e anche questa volta non fischia, sembra avercela proprio con Colacicco l'arbitro Ferrante, non gli ha fischiato un fallo dal primo tempo nonostante gli innumerevoli contrasti di gioco tra l'attaccante e i difensori del Latina 2017. Varano per Varano, estremo difensore per il numero 9, stesso cognome, portiere Alessio, l'attaccante Matteo. Piovesan controlla bene questo pallone, dentro per Pardo che Di Mancino sfiora il gol con il pallone che dà un bacino al palo ed esce, grandissima occasione per pareggiare per il Latina 2017, deve chiuderla o quantomeno amplificare il vantaggio l'Heracles con un 1-0 che non dà certezze da qui al 60esimo. Benissimo Valerio per Paolo Faria che però non riesce a controllare il pallone. Piovesan protegge bene il pallone, Pardo per Varano, bene l'appoggio ancora per Pardo, interviene bene però Valerio che devia il pallone e fa sì che il napoletano lo possa bloccare comodamente. Riparte subito con Vidigna, commette fallo proprio Vidigna però su Tullio. Stati live, a parte l'Heracles alle 3 giocava solo il Leggio Sora con lo Sporting Terracina, sta vincendo 3-2, così riporta il sito ufficiale Calcio a 5 live. Le altre giocheranno sempre oggi ma a partire dalle 16 in poi. Piovesan recupera benissimo il pallone, il capitano Valerio va davanti, davanti a Varano e non sbaglia Di Mancino, 2-0, grande giocata di Francesco Valerio che dopo aver recuperato un pallone a centrocampo fa tutto da solo, davanti a Varano non sbaglia, sigla il gol del 2-0, terzo centro in campionato per lui. Al sesto minuto del secondo tempo l'Heracles va sul 2-0.
Allora, abbiamo detto poco fa, doppio vantaggio per l'Heracles, questo che serve per tenere sotto controllo la partita. Intanto prova subito Pardo a riaccorciare le distanze, devia però Vitigna, sarà calcio d'angolo. Ancora Pardo ci prova con la Cicco Devia. Tullio va a puntare il numero 8. Va dentro da Varano che non riesce con il tacco a indirizzare il pallone verso la porta difesa da Napolitano. Allora ripartirà l'Heracles con Paolo Faria. Va da Vitigna. Cambia tutto per Francesco Valerio. Con la Cicco ancora. Prova a cambiare tutto, invece poi va col tacco da Vitigna. Ancora Faria. Non riesce a trovare Francesco Valerio. Faria va da Napolitano che andrà a lungo. Tullio di testa. Regala il pallone ad Antonio Colacicco che punta Pardo. Bene il numero 8, cerca un tunnel, non riesce poi. Fallo commesso secondo l'arbitro da Colacicco. Ancora perplesso, si chiede come mai l'arbitro non fischi mai fallo su di lui, ma appena tocca gli avversari invece sia fallo contro di lui per il signor Ferrante. Allora si riprende con questo fallo battuto da Capitan Mameli. Sbaglia poi Varano questo passaggio. Ci sono un po' persi d'animo gli ospiti dopo aver subito il gol del 2-0. Certo è stato difficile fino a questo momento per il Latina 2017 creare occasioni per agguantare il pareggio. Figuriamoci adesso con lo doppio svantaggio quanto dovranno costruire e concretizzare per cercare di guadagnare qualche punto oggi qui a Formia. Tanto si scalda anche il numero 9 Zaccaro. Entrato adesso Zaccaro, subito appoggia male però questo pallone per Vitigna, il numero 9, alla sua seconda presenza in questo campionato, ha debuttato in Coppa Lazio, un gol per lui fino adesso proprio al debutto di questo campionato con il Real Fondi, vediamo se oggi riuscirà a trovare il secondo gol in due gare. Varano tenta di prima e trova il gol che accorcia le distanze, il numero 9, un bel destro dalla tre quarti, non riesce questa volta Napolitano a deviare il pallone e finisce in rete al decimo minuto, 2-1, riesce a trovare il gol in Latina 2017 dopo le diverse occasioni create nel primo tempo. Traversa beccata proprio da Varano, sempre nel primo tempo, meritava il gol sicuramente il numero 9, ma ancora l'Heracles cerca subito di rimettere le cose in chiaro. Allora si ritorna su un punteggio che può lasciare spazio a qualsiasi tipo di risultato. Faria di sinistro, bellissimo l'intervento del numero 1 del Latina, grande tiro del numero 10 che riesce a coordinarsi in una maniera fantastica, ma si fa trovare pronto l'estremo difensore in maglia arancione, Vitigna da Faria, Faria da Valerio, Zaccaro riceve il pallone. Lo scarica, subisce un fallo, l'arbitro non fischia però, allora Zaccaro
torna dietro, sbaglia poi, controlla male il pallone, ma dopo un paio di contatti l'arbitro non ha fischiato fallo, ci sono le proteste da parte di Notarzanti. Il pallone adesso è in possesso dell'Eracles, sarà rimessa laterale dopo il tocco di Tullio. Non ha trovato lo sbocco Zaccaro per offrire uno scarico e ha rischiato così di... Intanto l'arbitro chiede a un giocatore del Latina di lasciare il campo, quindi un'espulsione probabilmente proprio per l'allenatore, non un giocatore ma Notarzanti deve lasciare il campo per le proteste. Allora espulso l'allenatore. Zaccaro tenta di girarsi, recupera il pallone Mameli, allora in ripartenza interviene Faria per mettere in fallo laterale. Intanto proteste in campo anche da parte del dirigente dell'Eracles Moscatiriolo, che viene allontanato anche lui dal campo. Arcangelo Moscatiriolo espulso Moscaritolo, espulso dopo le proteste. Fase abbastanza accesa della gara. Parano va da Mameli, cambia tutto per Mele che punta Zaccaro. Ancora il capitano Mameli, va da Tullio. Doppio passo, va dentro, intercetta bene Napolitano. Entrato anche Riso. Posto di Valerio, Daniele Riso, lui scambia con Paolo Faria, Vidigna, c'è lo spazio per cercare l'imbucata, un tiro cross bloccato in due tempi da Varano, va lungo da Mele, controlla in un primo momento questo pallone, poi perde il contatto con la sfera. Quando siamo al 14esimo il punteggio è sul 2-1 per l'Eracles dopo le reti. Tanto sbaglia questo passaggio Riso e offre un fallo laterale, un calcio d'angolo per fallo laterale per Latina 2017, batte Mele. Tira direttamente in porta Coronato, ma è il suo compagno Mameli a deviare questo pallone. Allora riparte l'Eracles. Riso cambia tutto per Paolo Faria. Lungo per Zaccaro, tenta il tacco ma sbaglia ancora il numero 9. Allora Coronato di punta col mancino, tenta la conclusione per andare sul pari, il pallone termina fuori. Vidigna, bene per Riso, scarica per Paolo Faria, dentro per Zaccaro ma bell'intervento difensivo di Tullio. Buona la giocata del numero 13. Varano va da Piovesan ma Vidigna interviene, allora Zaccaro cerca Paolo Faria, devia Tullio in fallo laterale. Vidigna per Daniele Riso, bene ancora per Vidigna, ha spazio per cercare la conclusione, scambia con Zaccaro, con un tacco non riesce a ritrovare Vidigna, non esce il triangolo. Allora Mameli sbaglia anche lui questo fallo laterale, fase confusa della gara. Mameli da Piovesan, dentro per Mele, ancora lui protegge questo pallone, lo scarica per Mameli e ancora Riso a deviare, a salvare i suoi, mette questo pallone in calcio d'angolo. Stanno rischiando però ragazzi di Andrea Cardillo. Piovesan al volo di destro e Zaccaro a murare. Non è entrato ancora bene in gara il numero 9 Zaccaro. D
di punta addirittura Piovesan col pallone che rischia di finire alle spalle di Napolitano e sfiora il palo. Vitigna per Faria. Riso, bene, intercetta però Mameli, ancora Riso, riesce a recuperare questo pallone. Vitigna ricomincia benissimo per Zaccaro. Faria, Riso, bellissima la giocata su Mele, va ancora Riso, 3-1, grandissima la giocata di Daniele Riso che porta l'Heracles sul vantaggio per 3-1, ma che giocata di Daniele Riso, grandissimo gol dopo un 1-2 sul numero 28 Mele. Allora adesso sì che torna ad imporsi l'Heracles con il doppio vantaggio sul Latina 2017. E Riso lo conosciamo proprio per queste giocate, quando vuole, quando riesce, sposta gli equilibri in poche frazioni di secondo, come ha fatto proprio in questo caso. E allora 3-1 quando siamo al 18° per l'Heracles, ancora Zaccaro. Va alla conclusione, Varano intercetta col piede, offre la ripartenza, Tullio col sinistro, non riesce, non commette fallo secondo l'arbitro Ferrante Zaccaro. Allora 3 contro 1, Vitigna, ancora Riso e Faria, dopo il passaggio di Daniele Riso è 4-1, intanto protesta Mameli con l'arbitro, chiede un fallo, ma non sbagliano, bella la rete di passaggi a partire da Zaccaro, che trova Vitigna, scambia con Riso e Faria davanti alla porta, non sbaglia, è 4-1. C'è il time out da parte dei ragazzi di mister Notarzanti, cercano di rifiatare, siamo sul 4-1 in un minuto. L'Heracles ha messo in chiaro la sua supremazia, è bastata una giocata di Riso per mettere in discesa questi ultimi 10 minuti per i ragazzi di casa. E allora è doppietta per Paolo Faria, terzo gol in campionato per lui, quarto contando quello in Coppa Lazio, quarta rete stagionale. Vediamo se il Latina 2017 avrà una reazione. Dovesse finire così non sarebbe certo un inizio incoraggiante per gli ospiti dopo l'uscita al primo turno in Coppa Lazio e la sconfitta 7-3 in casa con il Lele Nettuno in prima di campionato. Autogol di Daniele Riso, riapre subito la gara, un pallone che taglia la difesa e va in aria, il pallone di Tullio, il numero 96, abbastanza forte da far sì che Daniele Riso non riuscisse a controllare. E allora 4-2, accorcia le distanze della Latina 2017. Riso ancora davanti a Varano, non riesce a segnare il 5-2, blocca in un tempo Varano, allora ancora riparte il Latina. Spazza Riso, allora si riaccendono le speranze del Latina, che ha 10 minuti, intanto si fa male Napolitano sul contatto con Piovesan, gara di spalle, cade a terra Napolitano, prende una botta alla spalla e rimane sdraiato per terra.
Allora, dicevo, si riaccendono le speranze del Latina che negli ultimi 10 minuti può tentare il tutto per tutto per cercare quantomeno una rete per sperare fino agli ultimi istanti della gara. Tanto un 5 tra Napolitano e Piovesan. Una partita combattuta fino a questo momento, tanta tecnica e tattica. Intanto 4-3 Pardo dalla tre quarti con un sinistro radente e precisissimo, buca ancora Napolitano ed è 4-3, l'abbiamo detto poco fa, la gara allora è definitivamente riaperta, c'è speranza per il Latina di riagguantare il pareggio. Vidigna per Daniele Riso, ancora Faria, va da Zaccaro, controlla bene questo pallone, lo protegge, lo offre ancora a Faria, davanti a Varano, il colpo sotto, finisce sul fondo, grande giocata del numero 10. Chiede il fallo Daniele Riso che l'arbitro non concede. Il pallone riparte sempre da Napolitano. Attacco di Vidigna per Daniele Riso, ancora Vidigna. Riso dentro per Vidigna, davanti a Varano, eccolo il 5-3. Ma che partita nel secondo tempo. Bellissima la gara in questa ripresa, i due portoghesi, Faria e Vidigna, con un'insultanza particolare, festeggiano per questo 5-3. Allora gara molto aperta in questo secondo tempo dopo un primo tempo in cui c'è stata una sola rete. Questa ripresa siamo invece sul 5-3 per l'Heracles. Adesso è entrato Zotto al posto di Zaccaro. Riso va lungo per Faria, mette in fallo laterale Piovesan. Bella la giocata di Vidigna, il sombrero su Mameli, perde poi però il controllo del pallone, intanto entra Tullio al posto di Piovesan. Stavano concretizzando molto negli ultimi minuti, chiedono intanto il fallo, la gestione sbagliata di Napolitano di questo pallone. Ancora Mameli di sinistro sul fondo. Dicevo, stavano creando molte trame di gioco insidiose, i ragazzi di Mister Notarzanti erano arrivati sul punteggio di 4-3, adesso l'Heracles torna sul doppio vantaggio, ma ha dimostrato il Latina di poter riaccorciare in maniera molto rapida il risultato. Scambio veloce Tullio con Varano, mette in calcio d'angolo Daniele Riso. Varano per Mameli, mette fuori Vidigna, allora ancora Varano, Pardo ancora ci prova col mancino, ha fatto male prima a Napolitano, ripartenza Faria, 2-1 con Vidigna, Vidigna ancora per Faria ed è 6-3, ancora Paolo Faria, tripletta per il numero 10, bellissimo 1-2 con Vidigna, ancora i due portoghesi ad esultare e ancora con la loro esultanza il numero 7 e il numero 10. Al 26esimo portano il risultato sul 6-3 e quinto gol stagionale per Paolo Faria, quarto in campionato.
Melé non controlla bene il pallone, lo recupera allora Zottola, riparte Faria con Daniele Riso, tenta la giocata, chiede il fallo sul contatto con Varano, l'arbitro non lo dà, allora Mele davanti a Napolitano, ancora Mele che non riesce a trovare proprio il gol in questa partita, la sua quarta occasione personale fallita. Varano lungo da Mele, prova a girarsi, punta Faria, ancora palo e poi in due tempi riesce Mele finalmente a buttare il pallone dentro dopo il palo di Tullio e la traversa presa dallo stesso Mele da metri zero, praticamente aveva sbagliato ancora, è riuscito in questo caso invece a segnare. Non dico che se lo meritasse, ma per le occasioni che aveva creato sembrava assurdo che il numero 28 non avesse segnato fino a questo momento. Allora è 6-4. Sta giocando con il portiere in movimento adesso il Latina, quando mancano circa 3 minuti ed è sul punteggio di 6-4, vuole rischiare il tutto per tutto. Tullio per Mameli. E allora Daniele Riso. Eccolo, con il portiere fuori dai pali, sigla il 7-4, doppietta per Daniele Riso al 28esimo, 7-4, ed è il quinto gol stagionale anche per Daniele Riso, il secondo in campionato. Secondo tempo davvero bello da vedere, un gol nel primo tempo, 10 addirittura in questa ripresa, ma la partita ancora non è finita, mancano 2 minuti più eventuale recupero. Mameli intercetta Riso, ancora Mameli non riesce a colpire questo pallone, allora riparte addirittura Vidigna dalla sua area, segna l'8-4, doppietta anche per lui, e allora praticamente gara finita. Certo, giocare con il portiere in movimento è sempre un rischio per cercare il pareggio, hanno subito 2 gol in 30 secondi i ragazzi di Latina, adesso sotto di 4 gol sarà davvero difficile. Piove Sanna, Varano, bella la giocata in aria, allora Valerio recupera questo pallone, va da solo, fa tutto da solo ancora Valerio e guadagna un fallo addirittura, o un calcio d'angolo, uno contro tutti, Francesco Valerio stava creando scompiglio. È entrato anche Luigi Diana per l'Heracles, 2 minuti di recupero dice l'arbitro, allora tra 120 secondi finirà questa gara, possiamo dirlo ormai quasi con certezza. Mameli intanto davanti a Napolitano, ancora grande intervento dell'estremo difensore dell'Heracles. Zottola, punta Tullio, recupera bene questo pallone numero 13 che ha giocato una buona gara, sbaglia poi lui il controllo di questo pallone, ma diciamo con questo risultato l'Heracles andrebbe appunto e andrà quasi con certezza a punteggio pieno, 6 punti, il Latina rimarrebbe a 0 punti, guadagna fallo Varano.
punizione per il Latina, va Varano dalla tre quarti, vediamo se riesce a trovare un gol quantomeno per accorciare le distanze. Il Latina fischia l'arbitro, va il numero 9 sulla testa di Cannavale, è entrato anche lui in questi ultimi minuti, dà spazio anche ai giovani, mister Cardillo. Piove San. Tullio, palo. Anche sfortunati gli ospiti. Luigi Diana tenta la giocata. Chiude bene però Tullio. Finisce così allora l'Heracles, vince ancora la seconda partita di campionato, va a punteggio pieno, vince 8-4 l'Heracles contro il Latina 2017, tre reti di Paolo Faria, due di Risa, due di Vidigno e una di Francesco Valerio, per il Latina invece un gol di Pardo, uno di Mele e uno di Varano, poi un autogol di Daniele Riso. Il Latina rimane così a 0 punti. Chi vi parla è Francesco Di Luna, un ringraziamento a Giuseppe Capuano per le riprese, l'appuntamento è sul parquet per l'intervista. Paolo Faria al termine di questa partita che l'Heracles vince 8-4 con il Latina 2017, un primo tempo molto equilibrato ma poi l'Heracles nel secondo tempo è uscito bene e ha vinto per 8-4. Sì, abbiamo lavorato tutta la settimana, sappiamo che era una partita tosta, sappiamo che loro hanno perso a casa la prima partita, noi siamo una squadra come straniero, penso che tutta la squadra voleva vincere da noi. Se noi non diamo 100% da noi, sicuramente vamo a avere difficoltà in varie partite. Dove può arrivare l'Heracles con le giocate tue, di Vidigna e di Daniele Riso del secondo tempo, in cui avete offerto veramente delle giocate di grande, grande livello, grande tecnica? Questo è il nostro lavoro, siamo qua per lavorare, per fare giocare calcio a 5. Penso che abbiamo fatto un bello secondo tempo, però il primo tempo penso che abbiamo fatto un buon primo tempo, non tanto buono come il secondo, però la vittoria penso che è giusta. Con Cannavale, quali sono le impressioni al termine di questa partita? Che l'Heracles ha vinto la seconda di campionato a punteggio pieno, è passata anche in Coppa Lazio, insomma un avvio davvero convincente. Sì, sì, è stato veramente un grande avvio. Come ha detto Paolo, in settimana ci allenavamo molto e ci aspettavamo questi risultati. Quali sono gli obiettivi dell'Heracles che ha formato una squadra per mister Cardillo davvero di ottimo livello con questa partenza? Quali sono i presupposti per questa stagione? Noi speriamo di vincere quello che c'è da vincere, speriamo di vincere tutto, però dipende sempre come va. Con il dirigente dell'Heracles Davide Valerio al termine di questa vittoria per l'Heracles con il Latina 2017 per 8-4, una partita equilibrata ma l'Heracles nel secondo tempo è uscito fuori molto bene. Sì, nel secondo tempo abbiamo dimostrato le nostre qualità, purtroppo rispetto agli altri anni noi le dobbiamo impostarle noi le partite, mentre negli altri anni aspettavamo le squadre, ora noi puntiamo a vincerle tutte e dobbiamo impostarle dall'inizio per la vittoria. Allora, c'è stato forse qualcosa che non ha funzionato nel primo tempo, essendo finito 1-0, c'è stata difficoltà a livello di costruzione? Perché siamo ancora in fase di rodaggio, sono arrivati due portoghesi, sono nuovi, in più Zaccaro che viene dal calcio a 11, però ci tengo a dire che il mister durante la settimana sta facendo un ottimo lavoro e nel secondo tempo si è visto tutto quello che prepariamo durante la settimana. Settimana prossima ospiterete ancora qui in casa il Lele Nettuno, come lavorerete in settimana per questa partita? Noi lavoriamo sempre per dare il massimo e per giocarci la partita e puntiamo sempre alla vittoria, anche perché in casa davanti ai nostri tifosi non vogliamo mai sfigurare.